Il Sudafrica ricorda tra dolore e polemiche i 34 minatori uccisi un anno fa dalla polizia nella miniera di Marikana. Ufficialmente, perché organizzate da un sindacato di parte, le commemorazioni sul luogo della tragedia sono state disertate dai rappresentanti del governo. We must never forget, brothers and sisters. Presenti invece numerosi alti esponenti ecclesiastici che dal palco hanno esortato i lavoratori a mettere da parte l'odio e a coltivare l'unità. To unify us as workers. È veramente straziante quanto la polizia ha fatto in questo luogo. I nostri fratelli che sono stati uccisi chiedevano soltanto salari dignitosi. È tristissimo e terribile. Al pari delle loro mogli e dei loro figli che ancora oggi soffrono, non dimenticheremo mai quanto accaduto. Più sanguinoso episodio della storia sudafricana del dopo apartheid, la strage di Marikana costituì il culmine di un'ondata di proteste sindacali che costarono nel complesso la vita a 60 operai. Annunciati per dicembre e poi rinviati, i risultati di un'inchiesta governativa si fanno ancora attendere.